lo posso scoprire. Se ce l'ho, lo prendo di là. Questo è scozzese. Ah, questo è scozzese. No. Questo è a centro. A Pasquale. Questo è a Pelle. Questo è a Pelle. Emilio Fumo. E Fumo. Paolo Piave. Questo è Bernardini. Sì, no, questo è Bernardino. Questo è Leonardo Bottini. Leonardo Bottini di Perù. Questo è Zotto. Tu, lì. Questo è Zotto. Buongiorno, benvenuti. Credo sia doveroso innanzitutto portarvi il saluto mio, non solo personale, ma il saluto dell'amministrazione e il saluto del sindaco impegnato in questo momento in altra manifestazione fuori dai confini nazionali e quindi un modo soprattutto per esportare il nostro marchio Gaeta, il nostro brand Gaeta al di fuori dei confini nazionali. Non credo di dover spendere molte parole per sottolineare l'importanza, la bontà e l'affidabilità di questa manifestazione, manifestazione collaudata che va avanti da sola, non ha bisogno di alcuna presentazione ulteriore, non ha bisogno di eventualmente di essere caldeggiata, ma è una manifestazione che ha il riconoscimento della città, ha il riconoscimento della collettività e quindi credo che quando le manifestazioni vengano organizzate con criterio in maniera costruttiva non soltanto crescono ma assolvono anche una funzione poliedrica, quindi non soltanto finalizzato allo sport quello come esercizio fisico e mentale ma soprattutto una funzione, quindi riesce a coniugare anche altre funzioni, la promozione del territorio, la promozione della città, la funzione sociale. E credo che questo, scandagliando la locandina della manifestazione del 25esimo anno, credo che questo sia anche poi uno dei temi sul quale gli organizzatori hanno lavorato e cercano in qualche modo di sottolineare l'importanza e quindi il valore dello sport, soprattutto in termini di funzione sociale e in termini di funzione aggregativa. Ringrazio tutti i presenti, le associazioni, gli enti e credo di poter passare anche per cominciare a analizzare gli aspetti più concreti, quindi gli aspetti poi che andranno a svolgersi durante la manifestazione, durante questi giorni di manifestazione,
credo al signor Viola, che ormai naturalmente non solo ha un rapporto storico, ma credo innanzitutto abbia un rapporto proprio emotivo, un coinvolgimento emotivo con la nostra città e con questa manifestazione in particolare. Grazie. Io volevo ringraziare tutti voi che state qui, perché questa manifestazione è iniziata per gioco, per ricordare un amico scomparso. Poi si è trasformato negli anni grazie alla collaborazione di Nina Arena e di tutte le associazioni sportive di Gaeta, che ognuno piano piano si è avvicinato a questa iniziativa, perché per noi, oppure io vengo da una cultura di sport grazie al vecchio Sporting Club, dove i valori erano più sociali che non di arrivare, tant'è vero che un disabile che fa l'allenatore di pallamano, io devo tutto ai vecchi concetti di Sciottone, di Giacomino Bonelli, di Adriano Provati, Enzo Zotto, che in realtà ci hanno permesso di arrivare qui, perché sono fondamentali questi valori, cioè lo sport come socializzazione principalmente. Comunque quest'anno la manifestazione in sé, da un punto di vista sportivo, è cresciuta ancora, perché è stato inserito un torneo di beach volley, un torneo di pallavolo e l'esibizione scuole di arti marziali, più X tempo per Flamingo Fitness. In tutto questo il torneo riservato principalmente a voi disabili si è ingrandito grazie al Memorial Leone, che oramai dura 3 giorni, quindi sta diventando proprio una competizione di ottimo livello. Io passerei la parola al vicepresidente della federazione di pallamano, che in realtà siamo partiti di lì e 25 anni siamo qua. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti a Gaeta. Gaeta è una città a noi gaetana alquanto cara, ma pure a gente di fuori che a Gaeta, specialmente in questi mesi, preferisce venire per villeggiare. E noi, in base a questo concetto della villeggiatura, dello svago, dello stare sulla spiaggia, ci siamo inventati molti anni fa, fine anni 80, inizi anni 90, ci siamo inventati uno sport che poi è diventato uno sport nazionale, internazionale, e molto probabilmente nel 2016 sarà presente anche in Brasile come sport dimostrativo. Si chiama il beach handball. Questo beach handball, che parte da Gaeta e come a macchia d'olio si è allargata nel mondo, coinvolgendo 183 nazioni. A Gaeta abbiamo avuto il primo campionato di beach handball, campionato europeo di beach handball, nel 2000. E una cosa strana, abbiamo visto le televisioni internazionali per oltre 80 riprese dirette, satellitari, nel 2000 quando si parlava riprese satellitari. Ma tutto questo non è avvenuto per caso. È avvenuto perché c'è stata la volontà di tutti, la volontà di fare, dove non si è visto se uno ha gli occhi chiari, ha i capelli biondi. Abbiamo visto le persone, ognuno di noi è una persona. E Antonio Viola, non so che stava dicendo prima, ringraziamo, ci sta poco da ringraziare, c'è da fare. Ognuno di noi deve fare qualcosa per sé e per gli altri. Vi auguro tanti auguri. Prima di far presentare a ognuno di convinti al tavolo la propria iniziativa e tutto quanto, vorremmo mostrare un filmato di quello che è stato il Calise dello scorso anno.
Andiamo. Ok, va bene. Ci sentiamo dopo, intanto tu non hai...
fino ad arrivare al giorno 30, che sarebbe la stanza sotto le stelle, praticamente una bellissima manifestazione che possono partecipare tutti, sia di Gaeta, quindi sono molti di Gaeta, anche le persone da fuori, perché Gaeta è una città bellissima prima di tutto, è una città piena di turisti che vengono, vogliono vedere che cos'è la città, cosa fa la città e che cosa organizza nell'ambito della città. Io spero di fare una bellissima manifestazione, un bellissimo evento, sempre nell'ambito del campo di Memoria Carise. Ringrazio ancora Antonio Viola, farei più forte l'applauso a Antonio Viola perché mi dalla chiave a tutti noi e noi apriamo la porta e facciamo qualche evento. Io ho finito, vi ringrazio tutti, a presto. Sono Anna Morone e faccio parte dell'associazione di Croce Rossa qui a Gaeta. Sono in rappresentanza del nostro commissario Emilio Donaggio e volevo confermare la nostra presenza come assistenza sanitaria, noi saremo presenti all'evento e a proposito volevo portare i saluti e i ringraziamenti del nostro commissario che ci teneva in modo particolare a ringraziarvi e come commissario del costituito finalmente il comitato locale del a Memoria Carise e negli anni nel tempo abbiamo messo su alcuni tornei che riguardano dei calcetto che riguardano sia i ragazzi disabili appunto con Memoria Leone insieme al consorzio Parsifal sia abbiamo pensato ai bambini. Quindi facciamo il Memorial Pulcino che si occupa sempre della fascia dei minori, dei pulcini negli anni da 10, 11 e 12 anni. Poi l'anno scorso abbiamo avuto questa intuizione con Antonio perché crediamo molto nell'integrazione fra gli sport, quindi la capacità di un ragazzo dal punto di vista motorio, tecnico e dinamico di poter fare diversi sport, di essere capace di misurarsi in diversi sport. E abbiamo messo in piedi questo torneo misto di calcetto e pallamano e già quest'anno, appena abbiamo chiesto ai ragazzi se volevano riprovare questa esperienza, se gli faceva piacere, hanno accettato tutti con entusiasmo. Per cui è un'esperienza bellissima e speriamo poi in futuro di poter allargare anche ad altre, ad altri sport. Per quanto concerne il Memorial Leone, noi avremo quest'anno che è dedicato al nostro amico che non c'è più, scomparso, avremo quest'anno la presenza di 6 centri di ordine e su questo mi fa piacere se dice che può aggiungere qualcosa nel dettaglio l'amico Tony Vironi che è la parte il cuore organizzativo del Memorial Leone, ormai da 5 anni stiamo alla quinta edizione, per cui abbiamo cercato sempre di dare sempre più spinta a questo torneo che vede la partecipazione dei centri diurni integrata con quest'anno giocheranno insieme ai ragazzi dei centri diurni, dei ragazzi delle nostre squadre allievi e juniores della Don Bosco Gaeta. Prego Tony. Grazie Nino. Noi siamo qui il 19, il 20 e il 22, la giornata finale, la giornata conclusiva e siamo felici e orgogliosi in qualche modo anche di aprire un po', no? Questa edizione del Carise. Che cos'è il Memorial Leone? Il Memorial Leone è un evento che da 5 anni a questa parte noi come Consorzio Parsifal dedichiamo alla memoria di un nostro collaboratore, di un nostro amico che non c'è più. Nel 2008 è venuto a mancare Massimo e noi lo ricordiamo di concerto con la famiglia, anche quest'anno la signora Leone, la vedova di Massimo dovrebbe essere qui, sarà qui con noi sicuramente la giornata conclusiva, noi ci auguriamo anche le altre
le altre giornate. Che cos'è il Leone? È un momento di sport, è un momento di solidarietà, è un momento di socializzazione. Quest'anno 6 squadre, quest'anno per la prima volta sono orgoglioso di dire che varchiamo i confini della regione, perché sono con noi i ragazzi di LCO, una rappresentanza è giù all'angolo, grazie. Partiamo in confine della regione Lazio, 6 squadre, abbiamo una squadra che viene dal sesto municipio di Roma, la squadra della cooperativa Cecilia, abbiamo una squadra che viene da Ceccano, abbiamo una squadra che viene da Itri, una new entry quest'anno si è aggiunta, una squadra che insomma è di un paese qui vicino, siamo ben lieti di ospitare, la squadra della cooperativa Arte Insieme. E abbiamo aderenza di principi, perché noi che facciamo discipline arti marziali cinesi crediamo profondamente nello sport come strumento di evoluzione, di lavoro su se stessi, di trasmissione di valori, come è il principio delle arti marziali cinesi che noi diffondiamo. Noi siamo presenti in questa manifestazione con qualche lezione aperta degli stili che presentiamo nel centro, che sono il Jinghua Chuan, il Tai Chi Chuan e il Wuxi. Quello che fa l'arte marziale cinese è proprio questo, dare oltre ad un'educazione fisica, ad un supporto strutturale alla persona, che sia persona in crescita, quindi adattissima ai bambini, o che sia persona già adulta che vuole ritrovare una mobilità differente, soprattutto l'arte marziale trasmette quei valori di socialità, di conoscenza dell'altro, che un po' tutti gli sport incarnano. Nell'arte marziale lo scontro apparente fisico, che è un po' il gioco, oltre che un gioco serio, il gioco del competere con il proprio corpo, con i propri anni accumulati di allenamento, è anche un modo perfetto per conoscere l'altro. L'arte marziale fondamentalmente, come tutti gli sport, anche quelli di squadra, non si può praticare da soli, va assolutamente praticato assieme all'altro, ed è attraverso il movimento dell'altro e la sua collaborazione nel volersi superare a vicenda che meglio si conoscono sia chi ha davanti sia i propri limiti. Quindi noi ringraziamo per l'invito e quindi saremo qui anche noi da quest'anno in partecipazione con lezioni aperte e una piccola dimostrazione. Volevo buttare... Perdonateci, il cartellone. Abbiamo definito due gironi che corrispondono alle giornate del 19 giugno e del 20 giugno. Le finali, che invece vedranno tutte le squadre presenti a secondo poi delle classificazioni che si verranno ad effettuare durante le due giornate, ci saranno il 22 di giugno, tutte in orario pomeridiano, a partire dalle 17.30 fino alle 20.30 del programma sportivo. Allora, come vedete, una casella è già riempita, la casella B3, perché la squadra di Roma, la squadra del sesto municipio di Roma, per ragioni diciamo di impegni già pregressi, non poteva giocare il 19, ha chiesto di poter essere collocata nel girone B e quindi la casella B3 è già riempita. Che cosa faremo adesso? Estrarremo, chiederemo ai nostri ragazzi insomma, di assisterci in questo, le altre 5 squadre che chiamiamo A1, A2, A3, B1 e B2 e andremo a formare secondo questa griglia già predefinita gli accoppiamenti delle partite. Allora, io direi di partire in rigoroso ordine diciamo di posizione, parto con Matteo e chiedo a Matteo di estrarre il bussotto della squadra che andrà a occupare la casella numero contrassegnata dalla sigla A1. Allora, a Matteo l'onere della prima scelta e vediamo qual è la squadra che giocherà il 19, la prima partita. La apro io, Matteo, la vuoi aprire tu? Allora, io la apro, tu apri il foglietto e lo leggiamo insieme, il nome della città, della squadra. E Matteo, quale squadra hai sorteggiato? Proprio la nostra, Alatri. Alatri! Quindi andiamo a riempire la casella A1 con il nome della città di Alatri, che posizioniamo nella prima gara di lunedì, del 19, Alatri, eccola qui, alle 18.30, quindi Alatri romperà il ghiaccio della quinta edizione del torneo Massimo Leone e vediamo quale sarà la squadra che affronterà la compagine di Alatri. Chiedo ad Antonio di Erasmus di estrarre la squadra che andrà a riempire la casella del A2.
Antonio, grazie. Lo vuoi aprire tu il fogliettino, Antonio? Vediamo un pochino. La squadra che andrà a giocare contro l'Adri, la prima partita sarà la squadra, leggiamo. Leggo io? Allora, io l'ho chiamata così, selezione Caserta, in realtà i ragazzi di NCO, quindi giocheranno la prima partita alle 18.30 contro i ragazzi del centro di Arari. Vado a riempire, no, fermo un attimo Antonio, aspettaci con noi, non hai ancora finito, selezione Caserta la chiamo, ho scritto male, perdonatemi, ma è tutto in rigoroso tempo reale. Io vado a posizionare la squadra 1 all'Adri, che già sappiamo anche qui, e la selezione A2, selezione Caserta anche qui. Ora, per quanto riguarda il girone A, non resta che selezionare la squadra A3. Chiedo a Filippo di NCO di estrarre devi. Ok, Filippo deciso, ha scelto quel bussolotto. Guardiamo lì alla telecamera, così magari lo facciamo vedere a tutti. Vediamo. Lo vogliamo aprire, Filippo? Apriamolo, dai, vediamo quale squadra abbiamo selezionato. Squadra, vedete che è una forte. Vediamo se è una forte, ma dove c'è? C'è Cano! Una forte! Signore, la seconda squadra partecipante, non ci sono qui con noi i ragazzi di Ceccano di oggi, anche loro sono da New Entry, li vado ad aggiungere e quindi abbiamo Ceccano qui e Ceccano in questa posizione. Non ve ne andate ragazzi, che abbiamo anche l'altro girone da sistemare. Selezione CIE. Le tre partite sono alle 18.30 all'Adri contro i ragazzi di NCO. Uso il termine contro, ma non è contro, è brutto. All'Adri e i ragazzi di NCO. La seconda partita è il derby Ciociaro all'Adri Ceccano. La terza partita a chiudere la prima giornata, i ragazzi di NCO contro Ceccano. Passiamo adesso alla definizione del girone B, le partite si giocheranno il giorno dopo, il 20 giugno, abbiamo già una casella piena, quella della B3 Roma Sesto Municipio. Ripartiamo da Matteo che estrae la squadra B2. Allora Matteo, facci vedere chi abbiamo estratto, apri il bussolotto, lo apro io ben volentieri, vediamo se lo apriamo, do la mano? Ce la facciamo. Allora, al B1 abbiamo, vediamo un pochino Matteo, facciamo un applauso a Matteo. Itri, ragazzi di Itri sono al B1 insieme ai ragazzi del Itri, vediamo bene, tutti, e andiamo a cominciare a comporre le caselle della giornata, siamo Itri e B1 Itri insieme a Roma Sesto Municipio, mettiamo qui Roma Sesto Municipio, perfetto, e lo mettiamo anche qui giù Roma Sesto Municipio. L'ultima casella io chiedo ad Antonio di estrarla, che è il B2, un applauso grande ad Antonio anche. E Antonio in questo caso non poteva essere diversamente, ha estratto il nome dell'ultima squadra e non lo sappiamo se è forte. Sono i ragazzi di Formia. Sono i ragazzi di Formia, i ragazzi di Erasmus. Allora ragazzi, grazie davvero, grazie. A comporre l'ultima casella, Formia, inserisco anche qui giù, e qui, e diamo un ultimo sguardo al cartellone, le partite del 20 giugno sono alle 18.30 un altro derby, perché di questo si parla, Itri contro Formia, alle 19.15 la squadra di Itri contro i ragazzi che vengono da Roma del Sesto Municipio, e a chiudere l'ultima partita della seconda giornata, i ragazzi dell'Erasmus contro i ragazzi di Roma. Allora che dire, noi vi aspettiamo. Grazie a tutti gli attori che in maniera spontanea, in maniera utile contribuiscono e partecipano alla crescita di questa importante manifestazione. Raccogliamo e aderisco a titolo personale, ma credo che sia una riflessione che poi possa essere portata un po' a tutti,
il messaggio che lanciava Adriano Lacroix, c'è ancora molto da fare, quindi ognuno di noi si deve impegnare, il comune sicuramente non si tira indietro, bisogna fare, soprattutto bisogna battere ancora tanti noi. Vi ringrazio ancora e do la parola proprio in conclusione a Paolo della cooperativa NCO che voleva partecipare a questo momento di riflessione. Grazie. Io mi chiamo Paolo Maffi, fa parte dell'NCO, Calzancio e Davessa. Questo nostri prodotti abbiamo portato sulle arterie come si chiama Topepino di Ana. Topepino di Ana è morto tanto tempo fa, nella terra come si chiama dei Delfini c'è il cupo di Coperta. I ragazzi del gruppo Coperta sono sei. Noi invece aiutiamo gli altri ragazzi per sconfiggere queste malattie. Anche voi dovete fare anche noi. E inizio scritto coraggio e forziamo in muro. E scritto coraggio. Anche voi impegnarvi con noi nel gioco. Voi venite, senza attraversa. Io aspetto tutti voi e ne leggerò nella terra di comprare video film. Grazie a tutto l'errore del tuo commissario, questo comune di Caeta per me è molto importante. Io e i miei ragazzi Pasquale, tu e ti avversa. Ti ringrazio per tutto per voi. Allora, se riusciamo, come ce la facciamo a prendermi? Secondo me no. Allora, dobbiamo stringerci un pochino, dai, facciamo vedere che siamo amici veramente, ci stringiamo un pochino. Un po' tutti, forza ragazzi, forza. Stringiamoci. In mezzo? Un passino li mettiamo qui davanti, dai. Posso passare? Ce la facciamo? No. Qualcuno vicino a me, Qualcuno lì? Dal lato di lui. Vai. Assessore, dov'è l'assessore? Antonio, non ti si vede? Dai. Okay. Facciamo la foto tutti insieme. No, i vostri erano già morti.